Bene, benvenuti a tutti, grazie di essere qua a questo evento al Petri's Pub di Bassano. E proprio da un pub noi partiremo per fare un excursus sulla cultura hobbit e sulla relazione degli hobbit, queste creature che sono mezzo uomini, ma quindi legati comunque alla natura umana, alla natura anche gioviale. Mi piace appunto stare nei pub, nelle locande, e le locande sono anche centrali, no, nel leggendario tolkieniano. Ce ne sono ben tre citate. Nel Signore degli Anelli ce ne sono tre. Sì. La locanda del Cespo d'Edera, il Drago Verde, esatto, di Acquariva, o Lungacco nella vecchia traduzione, e poi il cavallino inalberato o puledro impennato, chiamiamolo Prancing Pony, così facciamo felici tutti. Sì, sono queste le importanti. Poi si parla anche di un'ultima locanda misteriosa, che però è abbandonata, che quando ci va Bilbo, sì, nella sì, riscrittura sì, dell'Hobbit. Sì, e dentro ci avvengono delle cose parecchio importanti. Sì, sono appunto dei crocevia, no? Tra il mondo esterno e il mondo appunto degli hobbit, perché queste locande si incontrano spesso personaggi, si fanno incontri, si progetta, e mi viene in mente appunto il cavallino inalberato che inizia l'avventura poi del Signore degli Anelli da Brea, insomma c'è un legame con il resto della Terra di Mezzo. E, per esempio, cioè, cosa distingue la terra del cavallino inalberato da quella del Cespo d'Edera, per esempio, cos'è che succede? Beh, il Cespo d'Edera e il Drago Verde sono nella contea, e nella contea gli hobbit fanno fondamentalmente tre cose: mangiare, bere e spettegolare. Quindi si trovano lì, parlano del più del meno, spettegolano soprattutto sugli altri. Al Cespo d'Edera troviamo un dialogo tra il padre di Sam, esatto, Amfast Gamgi, Il veglio Gamgi, che parla con gli altri hobbit e parla della famiglia di Bilbo, e dice tutta una serie di cose, racconta come sono morti i genitori di Frodo, come Bilbo ha preso in casa Frodo, racconta la storia della sua famiglia, e dice anche che suo figlio Sam è lì e ha imparato a leggere e a scrivere, perché a casa di Bilbo ci sono tutta una serie di hobbit giovani che, attirati dai racconti di Bilbo, che è diventato anche uno storyteller, hanno cominciato ad aprirsi alla dimensione del racconto del mondo secondario. Cosa importante questa, perché tutto questo mondo, anche delle taverne, ha a che fare con il mondo secondario. E invece la taverna del Drago Verde è un altro posto dove si trovano i figli del dialogo precedente, cioè il figlio del veglio Gamgee, cioè Sam, e il figlio del mugnaio sabbiaiolo, che era quello che si era scagliato contro la famiglia Baggins. E curiosamente c'è una replica nel secondo capitolo del Signore degli Anelli del dialogo che c'è stato all'inizio del primo capitolo, con i figli dei due personaggi. E qui c'è un dialogo molto importante, perché questi si mettono a parlare di quello che sta succedendo nel mondo. Allora qua si vede subito la caratteristica di queste delle locande, sì, delle taverne, cioè come crocevia appunto, crocevia di notizie che vengono dall'esterno. Sì. E, beh, già nel primo dialogo c'erano una serie di prego, mettetevi dove volete. Grazie. Ciao. Ci siamo qua? Sì, dove volete. Benvenuti. Grazie. Stiamo appunto facendo un excursus sulle taverne hobbit del Signore degli Anelli, come appunto crocevia, luoghi di incontro tra l'esterno e la cultura hobbit e appunto la Terra di Mezzo. Perché la taverna di fatto è un topos letterario, non so se vi ricordate per esempio da scuola i Permessi Sposi, l'Osteria della Luna Piena, sono sempre dei posti che ricordano un po' il focolare, ma in realtà sono orientati verso l'esterno, in cui succedono cose, in cui si iniziano dei nuovi propositi. E così è anche per il Signore degli Anelli, per esempio nella taverna del Poledro Impennato che avevo nominato prima, iniziano poi le varie avventure, cioè inizia l'avventura del Signore degli Anelli a Brea. Nelle taverne invece ad Hobbiville, del Cespo d'Edera e del Drago Verde, avvengono delle conversazioni importanti, e tutte sono collegate al mondo secondario, cioè c'è sempre un dialogo tra mondo primario e mondo secondario in questi posti, no? Dicevamo.
Perché nella, già nella prima, nel Cespo d'Edera c'è un mercante che è arrivato nella contea e parla con gli hobbit, ma non è del posto. Poi invece al Drago Verde, la locanda del Drago Verde, gli hobbit cominciano a parlare e commentano le notizie che arrivano. Contea è una terra strana perché sì, è vicino verso il mare. E dovrebbero saperne di più perché gli elfi passano da quelle parti, esatto, per lasciare le sponde della terra di mezzo, ma in fondo non ne sanno tanto. Arrivano queste notizie, forse l'ombra che si è risvegliata, gli elfi passano per andarsene. Sam dice: mio cugino ha visto addirittura un albero che camminava, forse un olmo. E se parla con sto Ted Sabbioso, Sabbiaiolo Sabbioso, il figlio del mugnaio, che dice: ma sì, ma figurati, ma tuo cugino ha visto quello che era un olmo e sarà stato ubriaco, cioè non crede a tutte queste cose. Però è bello perché gli hobbit comunque commentano le notizie del mondo, esatto, come potrebbe avvenire normalmente in un pub, in una locanda, per quello che ne sanno, e hanno una prospettiva molto limitata all'interno di questo mondo. Sanno, non sanno, non sanno fondamentalmente, spettegolano. Non sono delle cime gli hobbit, non sono portati a speculare, spettegolano tanto, spettegolano delle famiglie degli altri, della loro storia familiare, a volte arrivano queste notizie, c'è chi è attento e c'è chi non è attento. Sì, perché di fatto la Terra di Mezzo, appunto, come hai detto tu, è una terra complessa in cui c'è anche la Contea, che è questo luogo un po' in collegamento con questo da Terra di Mezzo, ma sempre in modo velato, cioè appunto le notizie dell'esterno arrivano ma non arrivano, arrivano cambiate, cioè non si sa bene se effettivamente quello che succede all'esterno della contea sia vero o meno. Cioè si dice sempre, c'è una diceria che trova nelle locande una catalizzazione e dei momenti di discussione in cui appunto i personaggi, come abbiamo citato il Regio Gamgee anche prima e poi il Tezzabiaiolo, discutono sul la validità del mondo secondario e delle storie. Ci sono personaggi che ci credono e c'è anche altri che non ci credono, no? Sam invece è molto attento a queste storie che provengono dall'esterno. Il dialogo tra Sam e Ted Sabbiaiolo è già il primo segnale del diverso modo di rapportarci con, esatto, l'esterno e con le narrazioni che provengono dal passato. Perché gli hobbit non fanno né l'una né l'altra cosa, cioè gli hobbit sono legati al passato anche loro in una maniera piuttosto sterile. Sì. Tutto il Signore degli Anelli è una critica alla conservazione sterile del passato. Gli elfi, gli uomini, i nani anche, hanno tutte una relazione col passato diversa, ma nel momento in cui vuoi conservare il passato semplicemente come possesso, lì cominciano i problemi. Esatto. E gli hobbit sono legati a questo modo di intendere il passato solo come compilazione di alberi genealogici, di cose ovvie. Si dice che gli interessa solo che le persone siano dirette e ovvie e scrivono libri di cose che già tutti sanno. Sono proprio dei perbenisti, dei conformisti, non hanno particolari guizzi, ecco, da questo punto di vista. E la relazione che hanno con il passato, ripeto, che è totalmente sterile, è la stessa relazione che hanno nei confronti dell'esterno e delle notizie che provengono dall'esterno. Questa è una cosa che è molto grave all'interno del romanzo e che si vede sin da subito nell'Hobbit, che poi prosegue anche nel Signore degli Anelli, perché se noi vediamo come comincia l'Hobbit, c'è Bilbo Baggins che sta in casa, non ha una prospettiva di vita. Cinquantenne spiantato. Cinquantenne, bamboccione, non fa niente nella vita, si veste come suo padre, parla come suo padre. Il testo dice che si poteva presumere l'opinione di un Baggins senza neanche dovergliela chiedere. Cioè sapevi già che cosa ti rispondeva, il massimo del conformismo. E lui passa la giornata a fumare, pensare alla cena, a mangiare, e ha un modo di rapportarsi con l'esterno che è problematico. Perché quando arriva Gandalf, lui dice che non vuole avventure, brutte cose, fastidiose, fanno far tardi a cena. Ecco, la cena è l'unico obiettivo della giornata. E inoltre c'è un particolare piuttosto inquietante, che il modo di vedere il mondo di Bilbo, che è quello degli Hobbit, sì, prevede il fatto che tu abbia un orizzonte che è legato
a quello che vedi dal salotto di casa tua, cioè c'è una finestra, tu vedi la contea davanti a te e gli hobbit chiamano, dividono il mondo in quello che sta al di là dell'acqua, cioè del fiumiciattolo della contea, e quello che sta al di qua dell'acqua. E solo pensare di oltrepassare quel rivo d'acqua e andare dall'altra parte ti manda in tilt. Perché gli hobbit non vogliono minimamente avere a che fare con questo mondo esterno, e questo si vede anche nei rapporti che hanno tra di loro, perché sono talmente provinciali e chiusi che a Hobbiton giudicano malissimo gli hobbit che per esempio vivono nella terra di Book, Landaino, nella nuova traduzione, perché li considerano strana gente, queer folks. E guarda caso, dopo, quando gli hobbit andranno nella terra di Book, a Landaino, incontreranno il fattore Maggot. Il fattore Maggot, che è un fattore che ha una grandissima proprietà con braccianti, dipendenti, dirà le stesse cose di quelli di Hobbiton. Ah, signor Frodo, non avreste dovuto avere a che fare con quelli di Hobbiton, sono strana gente anche quelli. Quindi gli hobbit si guardano male anche tra di loro. Non parliamo degli hobbit che vivono a Brea. Gli hobbit che vivono a Brea sono quanto di peggio possa esistere. C'è addirittura un proverbio che dice una notizia, cioè, strana come una notizia che viene da Brea. Quindi Tolkien creava anche proverbi nella sua narrazione, e anche soprattutto relativamente agli hobbit. E questa è grossa, perché Brea viene mal vista, nonostante a Brea ci siano altri hobbit. Quindi uno potrebbe pensare, vabbè, comunanza di razza, di etnia, di popolo, uno dovrebbe invece no. Cioè gli hobbit di Brea sono di poco di buono. Gli hobbit della contea chiamano gli hobbit di Brea estranei e non vogliono avere a che fare con loro. Ed è curioso, perché gli hobbit di Brea vivono insieme alla gente alta. È curioso, è un curioso caso di coesistenza tra abitanti alti e abitanti bassi. Però gli hobbit questo non va bene, perché gli hobbit fondamentalmente sono una comunità separata dal resto della terra di mezzo, sono come se non ci facessero parte, e questo si vede chiaramente all'interno anche del dialogo tra Sam e Ted. E quando arrivano le notizie, gli hobbit normalmente diffidano di queste notizie e vorrebbero tenere il male fuori di casa. Questa è una cosa importante. E tutto il romanzo invece sarà una riflessione sul fatto che bisogna aprirsi nei confronti dell'esterno, esattamente come all'interno dello Hobbit. Ci sono all'interno dello Hobbit una serie di cose che fanno capire che l'obiettivo della vita è uscire di casa, diventare dei cittadini cosmopoliti, non pensare che la propria terra sia il massimo del massimo, e mettere in discussione le proprie certezze. Ci sono dei momenti che sono un invito assoluto alla contaminazione tra popoli, oggetti, provenienze, all'apertura. Ci sono dei personaggi anche che sono liminari e allo stesso tempo sono a cavallo tra due diversi regni. Beh, Elrond è un mezzelfo, è mezzo uomo e mezzo elfo. Beorn è un mutapelle, è mezzo uomo e mezzo orso, potrebbe essere un orso mannaro. Anche qua vediamo che c'è una contaminazione di popoli. Però poi ci sono degli eventi molto importanti, che sono per esempio quello del ritrovamento delle spade dell'Hobbit che provengono dalla città di Gondolin. E queste spade vengono trovate dai nani con Bilbo e Gandalf, che è un mago, nell'antro dei troll, quelli che sono stati pietrificati, che i troll sono delle creature legate al folklore, alle leggende, ma anche col mondo degli inferi. Quindi entrare nell'antro dei troll è un po' entrare in un mondo inferico, e all'interno di questo mondo oscuro inferico i nani e Gandalf trovano delle spade che provengono niente meno che da Gondolin, ma non lo sanno, e devono andare da Elrond, mezzelfo, sire di Valforra, Imladris, che con la sua enorme sapienza svela loro che provengono dagli elfi della prima era, cioè da Gondolin, e gli dice anche i nomi, Orcrist e Glamdring, e oltre alla spada di Bilbo, quella che verrà chiamata Pungiglione. Quindi ci sono delle spade di provenienza elfica che sono stati presi dagli orchi nel sacco
nel saccheggio di Gondolin e sono stati portati via e sono finite nell'antro dei troll e vengono ritrovate da dei nani con un hobbit che vengono svelati, il cui senso viene spiegato da un elfo, che tra l'altro è un mezzelfo. Quindi anche qua c'è un'ibridazione totale di culture. E la stessa cosa succede nel caso della famosa cotta di maglia di Mithril, quella che viene donata da Thorin nella montagna a Bilbo. Questa cotta di maglia è stata fatta dai nani per un principino elfico ed è finita insieme al tesoro che è stato catturato dal drago Smaug e che viene liberato dai nani e data a un hobbit. Anche qua è un oggetto che si che vede sovrapporsi tutta questa serie di elementi. Anche qua Bilbo utilizza la cotta di Mithril, che poi servirà anche a Frodo nel Signore degli Anelli, ed è una contaminazione continua di popoli. Quindi queste tematiche sono importanti, perché alla fine della sua avventura Bilbo scopre di essere un cosmopolita, torna indietro, ha acquisito una nuova visione del mondo, un nuovo modo di vedere le cose, e non sarà mai più un hobbit in tutto e per tutto come prima. Perde la reputazione, viene considerato un matto, cioè creano la leggenda di Baggins il matto, che ha i tesori in casa e che ha perso il seme e se n'è andato. Perché gli hobbit questa dimensione non riescono ad accettarla. Ma il Signore degli Anelli non è tanto diverso, perché anche lì i protagonisti del Signore degli Anelli sono quattro hobbit che lasciano la contea, attraversano tutta la Terra di Mezzo, vengono a contatto con tutta una serie di nuovi sistemi valoriali, nuove culture che loro non conoscono, perché la contea non c'entra nulla col resto della Terra di Mezzo. A un certo punto torna indietro, perché c'è anche un ritorno, come sempre, cioè il viaggio dell'eroe prevede che si torni indietro e si porti qualcosa. E questi hobbit portano indietro con sé anche loro una nuova consapevolezza, ma anche dei modelli che hanno visto applicare da altre parti. E guarda caso, alla fine della loro storia incontrano la dittatura di Saruman, che intanto ha invaso la contea, l'ha servita, ha istituito il suo personale stato totalitario moderno, ha sfasciato il territorio. E come gli hobbit che tornano riescono a fare la rivoluzione? Mettendo in pratica quello che hanno visto fare a Faramir, il capitano di Gondor, con i suoi uomini nelle foreste dell'Ithiliel, che travestiti da Robin Hood e dai suoi allegri compagni, con maschere mimetiche, guanti, frecce, arco, cioè un vestiario che non c'entra nulla con quello dei cavalieri tradizionali. Non è neanche appunto una guerra cavalleresca, esatto, una guerra anche di guerriglia sì, moderna, sì. Riescono ad avere la meglio di un nemico superiore, che addirittura un elefante corazzato, che potrebbe essere un carro armato. E questo è il modello che loro portano indietro. Perché grazie a quello che hanno visto possono portare un qualcosa che riesce a salvare i loro stessi conterranei, che in qualche modo devono essere salvati dalla loro stessa stupidità, perché ricordiamo che Saruman se lo sono chiamati gli hobbit in casa, con tutta la loro foga di rimanere fuori dal resto del mondo, in realtà si sono chiamati il male in casa. Ed è curioso, perché tutto il Signore degli Anelli in fondo ragiona su un punto, che gli hobbit non vogliono avere a che fare col resto del mondo, perché non vogliono fondamentalmente avere a che fare con cose esterne che possano rovinare la loro società, l'equilibrio della loro società, e pensano di tenere il male fuori di casa. E questo viene detto esplicitamente da un personaggio, che è l'elfo Gildor, che i tre hobbit trovano nelle foreste della contea. E Frodo, a un certo punto, quando gli parla, gli dice: ma com'è possibile che un hobbit, dopo aver incontrato i cavalieri neri, ma com'è possibile che un hobbit non possa girare per le foreste della sua contea in libertà? E Gildor gli risponde: ma questa non è la vostra contea. Altri l'hanno abitata prima, altri l'abiteranno dopo. Voi hobbit non potete pensare di tenere il male fuori di casa per sempre. Questa è una lezione molto importante, perché alla fine il male entra in casa, arriva, e gli hobbit, che sono
convinti di essere estranei a tutto il resto, invece sono quelli che vengono non solo invasi da Saruman, ma vedono anche l'arrivo dei Nazgûl, dei Cavalieri Neri, che entrano nella contea indisturbati, senza che nessuno faccia niente, quindi male ti arriva in casa, volenti o nolenti. Credo che questa sia anche una lezione per noi, visto che viviamo in un mondo super iper connesso, in cui una cosa che succede dall'altra parte del globo ci arriva qua il giorno dopo, e noi pensiamo ancora di chiuderci a riccio nei confronti dell'esterno. Il Signore degli Anelli invece ci invita a non ragionare in questo modo molto miope e chiuso, ma di cercare invece di pensare che il male esiste e viene a bussarti alla porta di casa. E come reagisci? Questo è il problema. Questo è aperto, appunto. Esatto. La questione su come reagisci è aperta. E peraltro, infatti, al di là di tutte le interpretazioni che si danno per Locke del fatto che la contea sia un'utopia conservatrice, chiusa, in realtà è tutto il contrario, anzi critica molto il modello di chiusura, appunto Tolkien, come hai spiegato. E lo stesso utilizzo degli oggetti magici delle storie che gli Hobbit tendenzialmente individuano come matom, che è una sorta di regalo da esporre in un museo. Non sanno cos'è. Sanno cos'è, esatto, e lo categorizzano in modo molto anche positivista, no? Diciamo, lo tengono in sottoteca. In realtà invece proprio Tolkien ci sfida a guardare al passato però come cornice, no? Per l'agire verso il futuro, cioè verso il proprio futuro, cioè per scrivere la propria storia con la cornice mitica, ma non essendo cristallizzati nel passato, ma guardando avanti in ogni caso, no? Infatti, questo che dici della cornice mitica è molto vero, soprattutto relativamente a questo dialogo tra Sam e Ted Sabbiaiolo, perché in Tolkien esiste un modo di ragionare mitico, cioè esiste una cornice, che è il mito, all'interno del quale le avventure, le storie di ognuno si vanno a inserire, cioè c'è una cornice grande che contiene all'interno tutte queste storie, e spesso si scopre che queste storie hanno già un loro corrispettivo mitico, che in qualche modo le preconizza, le illumina, le assiste. Questo si può vedere molto facilmente, per esempio, nella storia di Aragorn e Arwen nel Signore degli Anelli, che è la replica della storia tra un uomo e un'elfa, che è quella di Beren e Lúthien, che viene citata esplicitamente all'interno del testo, tanto che Aragorn recita un componimento che è un'altra versione della storia di Beren e Lúthien, la racconta agli Hobbit. Non è un caso che lo faccia, perché l'amore tra Aragorn e Arwen è particolarmente importante all'interno del romanzo, visto che è una di quelle situazioni che esplica il ragionamento che Tolkien fa sul rapporto tra morte e immortalità, che secondo lui era il centro del romanzo. Ecco, quindi la cornice mitica già prevede questa storia, che ovviamente illumina questa storia del presente, però la storia del presente non la replica esattamente, è leggermente diversa, perché sempre in Tolkien le storie del presente vanno a inserirsi in un solco, ma poi variano a seconda della storia di ognuno. Il problema è rendersi conto di questa cosa. Sam se ne renderà conto all'interno del suo viaggio a Mordor e farà un discorso sulle vecchie storie, rendendosi conto che lui e Frodo sono finiti all'interno di una di queste vecchie storie, come quelle che venivano raccontate con i libri letti davanti al caminetto con l'inchiostro rosso e nero, e che pensavi fossero tanto distanti da te, poi scopri di esserci finito dentro. È un ragionamento bellissimo, perché Sam è il personaggio che è più legato a questo mondo. Non che Frodo non sia legato, perché Frodo è venuto su per educazione, attento a tutto questo mondo degli elfi, conosce bene le tradizioni elfiche, quindi tutti e due sono inseriti all'interno di questo discorso. Però Sam è quello che se ne rende conto e fa questo ragionamento. E Sam è anche quello che nel dialogo con Ted Sabbiaiolo parla di tutte queste cose che provengono dall'esterno, le notizie che arrivano nella locanda, e le connette a quello che lui già sa. Quindi lui dice: ci sono gli elfi che arrivano e stanno abbandonando la terra di mezzo, ormai sono stanchi, devono andare dall'altra parte del mare, ci sono questi uomini albero. Insomma, è attento a tutto questo mondo che sembrano leggende, per gli Hobbit sono leggende, però lui crede che siano vere e stabilisce una buona relazione con queste storie. Tanto più che Sam è quello che ha imparato a leggere e scrivere in casa Baggins e ha imparato anche a ascoltare le storie che venivano raccontate da Bilbo, e ha maturato in sé
il desiderio di uscire di casa. Infatti, cosa dice suo padre nel dialogo nella locanda? Mio figlio Sam ha imparato a leggere e scrivere e adesso vuole andare a vedere gli elfi e i draghi. E gli dico: elfi e draghi, cavoli e patate sono fatti per quelli come noi, lascia perdere le storie dei maghi e vivrai 100 anni. In pratica il concetto è questo, e vivrai felice senza problemi. Cioè una visione un po' ristretta anche quella del padre, che poi tra l'altro il padre è quello che difende Bilbo, cioè è l'hobbit più buono all'interno di questa discussione, però anche certo. Lui condivide questa chiusura nei confronti dell'esterno. E guarda caso Sam matura in sé la voglia di uscire di casa, perché le storie letteralmente ti buttano fuori di casa, ti fanno venire la voglia di vedere il mondo e di metterti in discussione. Guarda caso lo stesso Frodo, che replica la storia di Bilbo perché si trova a ripercorrere i passi di Bilbo, è anche quello che dice di aver passato tutta la vita a immaginare di essere all'interno di una storia con Bilbo. C'è anche nel film questa cosa, la dice quando arriva al Gran Burrone: ho sempre sognato di essere all'interno di una tua storia, ma la mia storia si è dimostrata un po' diversa. Ecco, questa frase qui è perfetta per dire, per esprimere tutto questo, perché effettivamente Frodo vive una storia molto simile ma diversa, perché cambia la circostanza, però allo stesso tempo si ritrova all'interno di questo modello mitico. Sì, no, infatti al contrario appunto di quello che succede poi da qua arriva nel Drago Verde, che appunto Pezza Biaiolo individua i draghi come appunto questo, l'unico drago verde che esiste è questo, che sta a qua arriva ed è verde appunto, quindi, ed è il pub dove noi beviamo, dove si beve, cioè, quindi una visione legata appunto alle storie ma molto concreta in realtà, molto legata al fatto che le storie sono racconti per bambini, validi per i bambini, e che il mondo poi in realtà va diversamente. Però sarà proprio lui poi a consegnare a Lotus Huckabee Baggins, che con Sharky si allea per smerciare erba più pellina. Sì, perché Ted Sabbiaiolo è un personaggio orribile, esatto. Perché parte da questo punto di partenza cioè già opinabile, e il fatto di chiudersi completamente al mondo delle storie provenienti dal passato, perché lui ha altro da fare, lui deve fare i suoi affari, deve pensare ai soldi, lo porta a intraprendere un percorso di caduta completa, perché come ricordato, quando Saruman viene nella contea lo fa mettendosi d'accordo praticamente con Lotus Huckabee Baggins, lo fa diventare un monopolista, gli dà i soldi in modo tale che lui compri i vari terreni, le fabbriche, le manifatture, espropria e diventa il proprietario di 3/4 di contea, poi manda i suoi uomini e Ted Sabbiaiolo è quello che aiuta in questo processo. Sì, infatti. Il bello è che alla fine Ted Sabbiaiolo, che è figlio del mugnaio e che dovrebbe lavorare nel mugnaio, si ritrova a fare il dipendente schiavizzato all'interno del nuovo mulino industriale che hanno costruito al posto del mulino di suo padre ad acqua. Quindi alla fine chi è che ci guadagna in tutto questo? Però gli Hobbit ragionano così, e ci sono anche dei personaggi che vengono stigmatizzati per il loro atteggiamento. Ricordavi tu, gli Hobbit non sono un'utopia, un manifesto positivo, sono una società complessa con le loro differenze sociali, le loro convinzioni, i loro problemi, e c'è anche qualche Hobbit che commette degli sbagli parecchio grossi, che sono frutto di queste convinzioni errate, che non vengono tacciute all'interno del testo. Sì, tant'è che appunto gli Hobbit che libereranno la contea saranno quelli che hanno con le storie un rapporto proficuo, no? Che tramite le storie, come hai ricordato tu, potranno mettere in atto una guerriglia, cioè tramite appunto quello che hanno appreso da Faramir, e riusciranno a scacciare il nemico, seppur molto più numeroso e seppur più pericoloso. E quindi saranno loro a portare qualcosa, cioè coloro che sono usciti di casa, che si sono avventurati nella Terra di Mezzo, a portare qualcosa di positivo, un quid pluris alla comunità della contea, no? Sì, poi tutti i personaggi, gli Hobbit, sono, non voglio dire gli eroi della vicenda, l'eroe del Signore degli Anelli è Sam. È Sam, certo. È quello che torna dal viaggio e porta indietro qualcosa che risana la sua terra, se dobbiamo individuare il percorso del viaggio dell'eroe. Ecco, Sam è quello che effettivamente ha un'andata e un ritorno.
Frodo non ha il ritorno, perché quando torna cede completamente all'oscuramento per aver fallito. Tolkien dice che pecca di orgoglio, perché non accetta di aver fallito a Montefatto. Mm-hmm. Quando tutti avrebbero fallito a Montefatto, però certo. Frodo non lo accetta, e questa è la sua superbia, non riesce più a riprendersi. Ma ci sono gli altri due personaggi, che sono Merry e Pippin, che anche loro sono importanti, perché tornano, diventano letterati, diplomatici, sapienti, scrittori anche loro, viaggiano, viaggiatori, quindi... Sono personaggi che non solo salvano i loro conterranei, ma fanno anche tutto un percorso di evoluzione. Guarda, Sam torna alle sementi di Galadriel, quello che gli permettono di far rifiorire la contea dopo che Saruman gliel'ha sfasciata con la rivoluzione industriale. Poi diventa sindaco, ricostruisce le case e abbatte i casermoni degli slums delle fabbriche. Ha un sacco di figli, cioè un sacco di cose da fare. Quindi sono tutti personaggi che tornano e utilizzano tutto quello che hanno vissuto in una chiave positiva. Sam all'inizio è un incolto giardiniere senza arte né parte, cioè il personaggio che ha l'arco di trasformazione più grande all'interno del Signore degli Anelli. Non voglio dire che è l'unico che ce l'ha, perché tutti i personaggi hanno un arco di trasformazione. Lui è quello che proprio ha la trasformazione completa. Guarda caso, gli è stato anche preconizzato dallo specchio di Galadriel, dove Frodo vede il suo progressivo cedere all'ombra, mentre Sam vede la sua crescita come eroe al passo di Kili Tungol, quando diventa anche guerriero a suo modo. Quindi effettivamente sì, gli Hobbit hanno successo portando questi modelli con cui sono entrati in contatto. Però, allo stesso tempo, come dicevi tu, gli Hobbit sono dei personaggi moderni. Esatto. E quindi loro vivono in una terra che con il resto della terra di mezzo ha poco a che fare. Cioè... Allora noi quando pensiamo a Tolkien pensiamo ai Rohirrim che attaccano, fanno l'attacco sui campi del Pelennor, il Gondor che affronta gli orchi, l'assedio, il fosso di Helm, cioè tutte battaglie medievali, sì, epiche, esatto. Gli Hobbit cosa c'entrano con tutto questo mondo? Ma niente. Ma gli Hobbit non conoscono neanche i draghi. All'inizio dell'Hobbit, quando viene citato il drago Smaug, si dice che per gli Hobbit i draghi sono praticamente sconosciuti, quindi non esistono, perché non hanno particolari problemi a pensarci. Quindi la terra di mezzo ha tutta una serie di popolazioni, e poi ha questa strana terra, che è la Contea, che c'entra pochissimo e che, guarda caso, ha dei personaggi che invece entrano in contatto col resto della terra di mezzo, e lo fanno a loro modo. E questa terra di mezzo, anche dal punto di vista geografico, è abbastanza periferica rispetto a tutto il resto. A occidente. Però non è al centro di tutto, è un altro. E oltretutto è abitata da personaggi bassi, mezz'uomini, sono alti 1,20 m. E quindi tutta la storia è narrata dal punto di vista di questi personaggi, perché gli autori del Signore degli Anelli sono Frodo, Sam, Merry, Pippin, anche qualche scriba di Gondor, ma poi l'Hobbit è anche stato scritto da Bilbo, quindi tutta la narrativa, quella maggiore di Tolkien, tolto Silmarillion, anche lì, storie elfiche forse rimaneggiate da uomini, ma dove gli Hobbit non c'entrano niente, però forse anche quello è rientrato all'interno di questo grande discorso, che probabilmente anche lì Bilbo ci ha messo le mani. Però l'importante è capire che tutto questo corpus viene narrato dal punto di vista degli Hobbit, che sono dei personaggi bassi che vivono in una terra periferica. Quindi il punto di vista su queste storie è basso e periferico, come loro. Questo ci dice qualcosa, perché gli Hobbit non sono guerrieri, non sono sacerdoti, non hanno nulla di sacrale, di mitologico. No. Sono dei personaggi normali, sono common people, non si sa neanche chi li governi. C'è un conte che non si sa bene cosa faccia, c'è uno sceriffo che si occupa degli animali sbrancati, c'è un sindaco che organizza i banchetti. Cosa fa? Chi è che comanda? Infatti, alla fine, Saruman con chi è che parla per occupare la contea? Utilizza l'economia, non a caso. Prende uno, lo fa ricco in modo tale da fargli comprare tutto il resto e poi arrivare, perché non c'è un referente, non c'è un re come nel resto degli, non c'è un re come a Rohan, dove c'è il consigliere.
il re che è mezzo rincretinito, e a un certo punto tu corrompi il consigliere e la corte è dalla tua parte. Facile. Nella contea Saruman ce la dura, ma Saruman è un genio e quindi riesce a scardinare tutto questo attraverso l'economia e al desiderio di accumulazione capitalistico che hanno gli hobbit, che è una cosa assolutamente moderna. Lui cavalca questa cosa, ma perché stiamo parlando di una terra moderna. Cosa c'è nella contea? Ci sono i fiammiferi che sono dell'Ottocento. Forse i treni, forse no? Ci sono, c'è il servizio postale che è dell'Ottocento e si cita anche il treno, come ha ricordato, esatto, lui. E due volte, perché nell'Hobbit si dice che Bilbo sviene e sente nelle orecchie come il fischio di un treno. Cosa c'entrano i treni nella Terra di Mezzo dal punto di vista di chi racconta? E perché sono gli Hobbit a scriverlo? Ovviamente quello è un intervento di Tolkien che scrive questa cosa. Ma anche nel Signore degli Anelli c'è questa cosa, perché alla festa di compleanno di Bilbo, quando c'è il drago, che è ovviamente è un fuoco d'artificio, ci si vede anche nel film, che passa, si dice che era come il rumore di un treno espresso. E anche lì, perché viene nominato il treno? Non perché ci sono i treni nella contea, ma perché si può parlare di treni solo nella contea, perché la contea ha a che fare con tutte queste cose risalenti all'Ottocento, è una terra moderna, è una terra vittoriana, eduardiana, in cui i personaggi ragionano esattamente come i villici inglesi dell'epoca vittoriana. Quindi è una terra moderna che ha a che fare con noi, sono quanto di più prossimo al nostro mondo gli Hobbit, e quindi la contea è il nostro mondo. E per questo gli Hobbit costituiscono la lente per noi lettori per entrare all'interno di questa storia, perché sono esseri moderni, pieni di problemi, di difetti, come noi, che hanno a che fare con un mondo a cui fondamentalmente sono estranei, perché il mondo degli eroi, dei draghi, non c'entra niente. La cosa incredibile è che nell'Hobbit non solo Bilbo non conosce i draghi, perché nella contea fondamentalmente sono degli sconosciuti, ma quando Bilbo arriva nella tana del drago, il drago Smaug non lo riconosce, non sa chi ha davanti, perché perfino i draghi non sanno chi sono gli Hobbit. Cioè, questa è una cosa fondamentale. Sono dei personaggi che non c'entrano niente col contesto epico, mitologico, avventuroso, eroico del resto della Terra di Mezzo. E questo vorrà dire qualcosa. Cioè, sono veramente fatti per noi. Per questo io continuo a dire che i pelopiedi nella serie televisiva di Rings of Power non so cosa c'entrino, perché non costituiscono nessuna lente per lo spettatore. Sono effettivamente quello che traina lo spettatore all'interno della storia? No, perché costituiscono solo un segmento della narrazione. Hanno a che fare col resto delle avventure? Per ora no, vedremo, ma per adesso non c'è niente. Cioè, sono stati presi come pretesto, perché Tolkien uguale a Hobbit, ma secondo me non hanno, i creatori, gli sceneggiatori, non hanno colto effettivamente il senso degli Hobbit e la loro importanza all'interno dell'economia della Terra di Mezzo. Poi, è vero che tante persone dicono che gli Hobbit ci fanno delle allegorie religiose, sono gli ultimi della Terra. Io non sono del tutto d'accordo, semmai sarebbe più giusto dire che gli Hobbit rappresentano un po' il successo dello spirito gregario che c'è nel Signore degli Anelli, dove i personaggi che vincono non sono mai quelli veramente che dovrebbero avere il potere, cioè, gli eroi, sì. Esatto, gli eroi, alla fine quelli che sono gli eredi, gli eroi, spesso cadono. Boromir è il miglior uomo di Gondor, è il primo che cade, lo riconosce suo fratello che è considerato lo stupidotto della famiglia, invece è lui che alla fine effettivamente ha successo, ed è lui che gli Hobbit prendono a riferimento quando devono tornare nella contea, perché anche Faramir è un personaggio moderno, si intendono nel dialogo che c'è tra Faramir e Frodo e Sam, si dice che i due, cioè sia l'uomo che gli Hobbit, trovano delle rispondenze, quindi riescono a capirsi. Che è una cosa che invece non avviene con Boromir, che invece è un guerriero tutto ad un pezzo e che con gli Hobbit non stabilisce nessun rapporto buono. Quindi gli Hobbit sono personaggi assolutamente moderni, inglesi dell'epoca, tra l'altro si difendono con le frecce, con la contraerea, dimostrano armi moderne. Esatto, non utilizzano la spada. No. Hanno una grande precisione, riescono a sparire. Colpiscono anche con le pietre, esatto. Proiettili, diciamo. L'eroe tradizionale non sparisce, l'eroe tradizionale è lì e combatte con la spada e soprattutto non scaglia dardi da lontano. Esatto, no? Perché è un'arma vile. Invece esatto. Faramir, gli Hobbit utilizzano le frecce, gli archi, armi vili, come guarda caso anche Bard.
Sì, anche, anche Bard l'arciere che abbatte Smaug utilizza un colpo con la freccia nera che proviene dal passato, dal mondo delle storie, ma allo stesso tempo utilizza un'arma ignobile come l'arco e fa un colpo di precisione come un cecchino della prima guerra mondiale. Cioè i personaggi che hanno successo sono tutti moderni e gregari. Allora Eowyn che non doveva neanche essere sul campo di battaglia abbatte il re stregone di Angmar, cioè più subalterna di così, eppure ha successo in quel momento. Infatti, sì, poi tra l'altro appunto i fuochi d'artificio poi sono un elemento che non è neanche troppo legato alle storie del passato, cioè un elemento modernissimo anche quello, perché appunto come hai ricordato gli hobbit sono borghesi fatti e rifiniti, cioè sono proprio gente del Novecento, guardiana, vittoriana, quindi legate anche ai costumi di quell'epoca, che riflessi poi nella cultura di Tolkien, ma non per forza comunque interiorizzati nel romanzo, cioè nel senso Tolkien era appunto molto critico anche di quel mondo, perché spingeva tramite le storie ad aprirsi al mondo e a portare qualcosa, però è un'epica che parla a noi, cioè un mito che parla a noi, cioè che parla alla modernità ed è, appunto si rivolge alla modernità. Sì, sì, assolutamente, il Signore degli Anelli è moderno, tutte le riflessioni che fa sono moderne, anche sull'inadeguatezza dell'uomo moderno di fronte a queste cose. Gli Hobbit rappresentano in pieno questo modello. E la modernità poi di Tolkien si vede in tutti i personaggi, perché non solo gli Hobbit, cioè anche quelli che sono apparentemente più legati alla tradizione, alla mitologia, alle leggende che provengono dalle storie del passato, dalle saghe nordiche, dal Medioevo norreno, in realtà sono tutte riproposizioni e riscritture di quei personaggi e di quelle fonti, però in chiave moderna. Sono eroi riluttanti, no? Spesso. Esatto, no? Guarda Aragorn che è basato fondamentalmente su Re Artù e su Beowulf. Re Artù con la spada Excalibur, anche Aragorn ha la spada riforgiata e potrebbe subito far vedere la spada e il suo diritto, ma è molto riluttante a farlo, ha un sacco di problemi perché non accetta fondamentalmente di essere l'erede di uno che ha fallito, perché c'è Isildur che ha fallito perché non ha buttato l'anello, e c'è quella frase che c'è nel film di Peter Jackson in cui Arwen gli dice tu sei l'erede di Isildur, non Isildur stesso, e Aragorn risponde: lo stesso sangue incorre in me, la stessa debolezza. Un'altra frase che rappresenta perfettamente il problema di Aragorn, che è destinato a essere re ma non dà per scontato il suo lignaggio, cioè non pensa che la sua eredità familiare, il suo sangue garantisca per lui. Lui si deve mettere alla prova ed è per questo che ha un sacco di problemi, perché vuole fare la cosa giusta ma la sbaglia, e alla fine può partire verso l'ottenimento del suo ruolo solo nel momento in cui accetta di essere fallibile. Questa cosa non ha niente di tradizionale, ed è un eroe vecchio, cioè anziano, che ride sul suo aspetto. Figuriamoci se Achille poteva ridere del suo aspetto, no, è impossibile. E sono tutte riflessioni che Tolkien prende dalla modernità e che coniuga all'interno di questo mondo. Poi ci sono anche degli esempi negativi, questa cosa di non accettare il proprio, di accettare, dare per buono la propria eredità, è una cosa tipica dei personaggi che cadono. Per esempio nel Silmarillion Turin Turambar è un altro di quelli che dall'inizio alla fine dice io sono questo, io sono quello, io sono l'erede, e gli vanno tutte storte, no, non solo perché è una maledizione ma perché sbaglia tutte le sue scelte della sua vita, e quindi si fa realizzare la maledizione contro di lui proprio perché sbaglia tutte le scelte che fa. Ma anche Thorin nell'Hobbit prende per buono il suo retaggio. Thorin è una specie di Aragorn in versione dark, fondamentalmente, che deve diventare re sotto la montagna e non mette mai in dubbio questa sua eredità. La chiave di mio padre è mia perché ce l'hai tu, la mappa di mio padre è mia perché ce l'hai tu, dice Gandalf, vuole tutto lui, l'archengemma è mia e dammela subito, e va incontro al disastro. Alla fine si redime in punto di morte, però anche lui, rispetto a un Bilbo, dimostra che l'arco narrativo va verso il basso, ed è esattamente il contrario invece dell'arco narrativo di Bilbo, che invece progressivamente cresce e come un uomo moderno
fa un percorso che dal punto di vista junghiano potremmo definire di individuazione, sì, e quindi riesce a scoprire se stesso, il suo posto nel mondo, riesce a prendere delle decisioni importanti come quella di fare il ladro, di rubare, essere veramente ladro, lui che è stato assunto per fare il ladro, e ruba l'archengemma e poi confessa questa cosa agli altri. In questo è pienamente ladro, e guarda caso questo essere ladro gli viene riconosciuto da Thorin solo dopo che gli ha rubato l'archengemma, perché prima Thorin non glielo riconosce, e lui, gli unici che glielo riconoscono e lo chiamano ladro sono Gollum e il drago Smaug, e lui è stato assunto per fare lo scassinatore, cioè il ladro, ma all'inizio è terribile, non lo sa fare, e quindi ha tutto un percorso di crescita attraverso vari tentativi che poi lo portano a essere pienamente scassinatore. Ma viene assunto così perché, guarda caso, prendete il primo capitolo dell'Hobbit, Gandalf dice: se fossimo in una terra normale andremo a caccia di un eroe, ma siccome da queste parti gli eroi scarseggiano o hanno altro da fare nella terra di mezzo, allora dovremmo ripiegare su uno scassinatore, cioè riconosce che nella contea non ci sono eroi, è candida come cosa, cioè è un eroe totalmente moderno, eroe, è chiamato a diventare chiamato eroe, e lo diventerà, e tra l'altro viene assunto con regolare contratto, figuriamoci se gli eroi del passato facevano il contratto con le spese di viaggio e le spese per la morte, per le onoranze funebri, cioè lì viene stabilito tutto perché siamo in un mondo moderno, e quindi in una terra borghese in cui tutto viene segnato per filo e per segno, perché bisogna tenere conto anche delle spese. Quindi ci sono tutte questi riferimenti. Ah, poi gli orologi, nella contea ci sono gli orologi. Bilbo in casa ha un orologio sulla parete a pendolo, che Tolkien ha anche disegnato, e ne ha uno esplicitamente nel testo sulla mensola del caminetto, certo. Quindi più moderno di così, e quando esce di casa invece comincia ad addentrarsi nel mondo della natura selvaggia, in cui non ci sono più gli orologi, e quindi deve cominciare a regolarsi con l'alba, mezzogiorno, il tramonto, e poi altri tipi di tempo, quello degli elfi, questo torna sì, anche sì, nel Signore sì, degli Anelli. Quindi sono personaggi assolutamente moderni anche da questo punto di vista. Sì, sì, peraltro appunto il processo di individuazione che hai citato a livello junghiano si confà proprio al fatto che lui fa pace con le due metà di sé, cioè quella ereditata dal padre, che è Bungo Baggins, che è un borghese appunto, lui classico proprio, che non vuole sentire parlare di avventure, un po' come il figlio prima di partire dall'avventura, e poi il lato materno, che è quello di Belladonna Tuk, che si dice poi fosse imparentata con le fate, quindi con un reame periglioso, cioè con un reame altro rispetto alla contea, e quindi appunto lui torna forte di questo equilibrio tra questi due lati, no? Del suo sì, carattere. Questa è una cosa tipica di tutto l'Hobbit. All'inizio esatto, lui è totalmente spalmato sull'eredità paterna, certo, come Thorin. Thorin è un altro che è completamente spalmato sul retaggio paterno. Thorin non fa mai un passo fuori da questa dimensione, mentre Bilbo lo fa, perché recupera la parte avventurosa che gli viene dalla madre, e tutta la prima parte del romanzo lui segue la parte Tuk che lo porta fuori esatto, di casa a affrontare le avventure, ma nella seconda parte deve recuperare anche la parte che ha lasciato indietro, cioè quella del padre, perché infatti, un passo avanti presuppone che tu ne faccia anche un indietro fondamentalmente, no, due passi avanti e uno indietro, perché altrimenti vai a ammazzarti senza ragione, invece devi recuperare qualcosa dell'esperienza paterna, della tana da cui sei uscito, della saggezza che ti sei lasciato certo, alle spalle, i proverbi, per avere ragione anche di determinate situazioni quando il mondo sta impazzendo intorno a te, perché sta per scoppiare una guerra tra i buoni, tra l'altro, per il possesso di un tesoro. Sì, vai a schiantarti poi come Theoden nei campi del Pelennor, alla carica, no? Se dai, se dai ascolto solo appunto a un aspetto di... E, peraltro hai citato la questione dell'eroe suo malgrado, no? Che è anche affrontata da Tolkien nella sua storia di il cacciatore dei draghi, no? Dove c'è Gils, che è un eroe che non è appunto un cavaliere, che deve andare a caccia di un drago, ma lo fa in senso proprio opportunista, cioè si trova a essere eroe suo malgrado, con un drago Grisophilax, che è simile un po' poi a Smaug per certi aspetti, anche se poi viene domato. Un drago pavido. Sì, viene domato, no, come drago, e quindi riemerge qua la questione dell'eroe riluttante, ma anche suo malgrado, che diventa eroe senza volerlo essere, no? Sì. Per opportunismo anche. Sì, cioè, diciamo che il cacciatore di draghi è anche una,
una presa in giro. Sì, della, è un po' parodistico. È parodistico. Esatto. Sì, sì, e sì. Infatti ha un drago riluttante o cialtronesco che sembra cattivo, dopo nel momento in cui lo domi si arrende all'eroe, ma nel momento in cui l'eroe fa un passo lontano cerca di fregargli il tesoro e di tornare. E allora alla fine dopo si ripiega all'intervento dell'eroe. E alla sua spada, perché poi è un eroe veramente improvvisato. Sì, no? La spada combatte da sola, tra l'altro. Sì, sì. Sì. Quindi sì, c'è questa dimensione dell'eroe riluttante che potrebbe ricordare Bilbo, ma Bilbo ha a che fare con un drago vero. Certo. La differenza fondamentale è questa, che alla fine l'eroe, come ricorda Tolkien, ha il suo momento di massimo... realizza se stesso, diciamo, massimamente nel momento in cui affronta il drago. Il drago ha questo ruolo nella costruzione dell'eroe, cioè l'eroe non può fare a meno di un drago, e anche se nella storia di Tolkien draghi ce ne sono pochi, però nel caso di Bilbo è importante, perché certo. lo dice proprio nel saggio su Beowulf, che ha a che fare col combattimento con un drago. Beowulf combatte col drago. Con Fafnir, sì. Le citazioni si sprecano all'interno delle Hobbit, del Signore degli Anelli, del Beowulf. Ovviamente anche qua è tutto riscritto in maniera moderna, perché Tolkien non si limita a citare semplicemente facendo una copia incolla, ma poi ricolloca il tutto, riscrive, ci mette dei ragionamenti moderni. Tra l'altro, appunto, anche il registro linguistico del drago e di Bilbo sono in contrapposizione, no? Proprio. E qui rientra la modernità, perché Drago Smaug parla proprio come un professore di Oxford, un aristocratico che disprezza il commoner, anche arricchito come Bilbo, no? Cioè, il borghese. Il borghese, sì. E si evince proprio dal modo in cui si relazionano, cioè il linguaggio di Smaug è proprio un linguaggio sofisticato, da professore oxfordiano, no? Cioè, che invece non vuole nessuno ospite, mentre Bilbo vuole ospiti in casa, è molto più, no? Cioè c'è proprio anche una differenza tra i due, ma anche una sorta di similitudine, perché entrambi hanno i piedi in un mondo e in un altro. Esatto, no? In sì, perché caso. Il bello è che il drago, che è una creatura antica, esatto. che ha a che fare con l'inizio dei tempi, ha a che fare con la conoscenza, sa tutto, conosce il tuo nome anche se tu non glielo dici, fondamentalmente, come Glaurung nel Silmarillion. Devi stare molto attento quando parli con un drago, perché col suo occhio può spingerti a parlare troppo e dopo ti può maledire, ti può combinare di tutto. Questo drago contemporaneamente ha questi aspetti moderni, quindi parla come un aristocratico inglese del XX secolo. Mescolando alterigia, finta deferenza, è gentile ma non troppo, e poi a un certo punto parla come il Dio dell'Antico Testamento e comincia a dire: io uccido dove voglio, quando voglio, le mie zanne sono come lance, insomma i miei artigli come frecce, e quindi ti fa capire che è un personaggio che veramente è tra due mondi, cioè due zampe di qua e due zampe di là, perché ha a che fare con il mondo antico e anche quello moderno, esattamente come Bilbo. Bilbo è un personaggio moderno che ha a che fare con un mondo antico, e quindi è un'epica assolutamente moderna, che in maniera erronea è sempre stata considerata una roba da nostalgici dei bei tempi che furono, perché in realtà di medievale c'è solo... l'origine, l'ispirazione, ma dopo tutto la creazione è assolutamente moderna. Sì, poi c'è l'aspetto dell'escapismo, ma non come appunto l'escapismo di uno che appunto vuole evadere, ma come l'escapismo di un prigioniero, parla Tolkien, cioè nel senso di una fantasia che però in realtà ti aiuta a spingerti oltre, no? Cioè di andare oltre alla tua condizione e fare dei progressi poi. Come appunto succede a Beren nel caso di quando ascolta il canto di Lúthien nel cielo stellato, cioè appunto le storie hanno questa funzione anche. Sì, lì è ancora più raffinata la cosa, perché quello è un fairy and drama. Esatto. Cioè all'interno è vero tu quello che dici, le storie servono perché devono portarci all'interno di un mondo bello. Allora l'escapismo è fuggire da un mondo che non piace, ma non per abdicare alla vita, ma per rifugiarsi in un mondo bello che possa aiutare. Esatto. E gli elfi in questo hanno un valore aggiunto, perché gli elfi sono quelli che hanno la capacità di raccontare delle storie che, se dette da loro con i loro versi, fanno piombare un umano all'interno del loro mondo e fanno credere di vivere all'interno di quella storia. Cioè, una credenza secondaria, una credenza, cioè una storia che appartiene al mondo delle leggende, delle storie del passato, raccontata da un elfo,
fa sì che un uomo prenda quelle storie per vere, come la realtà. E questo si vede per esempio a Valforra, quando Frodo sente narrare il poema di Arendil, si parla del fiume e Frodo gli sembra di annegare nel fiume, perché succede quello che viene raccontato, quello che diceva lui di Beren Lúthien, è che Lúthien, che è un elfa, quando arriva per liberare Beren, che è nelle segrete di Sauron, con il cane Uwan, il cane magico di Valinor, canta della volta stellata, e in quel momento Beren, che è in prigione, vede la volta della sua prigione trasformarsi in una volta stellata, cioè è la realizzazione del Faerian Drama. Quello che gli elfi narrano si realizza. Questo è il massimo del racconto, della potenza del racconto che secondo Tolkien ha a che fare con gli elfi, perché in ultima analisi gli elfi sono anche quelli che portano la bellezza del passato e lo conservano, conservano la luce dell'inizio dei tempi, conservano la bellezza della musica, della poesia e la trasmettono agli uomini, perché il loro ruolo è quello. Sì, sì, no. Peraltro, infatti, la storia di Bilbo, di cui abbiamo parlato, cioè volge il termine poi in una canzone di viaggio proprio su una locanda, perché appunto la locanda, come abbiamo detto, è un luogo centrale per la cultura degli Hobbit, sia in positivo che in negativo. Appunto, vengono le notizie, ci sono le aperture del mondo e poi sta alla persona a coglierle o meno. Nel caso di Bilbo vuole andarsi a riposare nella locanda, come dice nell'ultima canzone di viaggio prima di andarsene, no, a Valinor, cioè questa canzone di viaggio ha tre versioni nel testo, perché quando Bilbo lascia casa Baggins dopo aver lasciato l'anello che Gandalf l'ha convinto, lui parte coi nani e ripercorre la strada che ha già fatto nell'Hobbit, sì. Quindi anche lì lui ha a che fare col suo passato, ancora una volta si trova a ripercorrere cose che ha già fatto ma in maniera diversa, e canta una canzone di viaggio, che è quella che la vecchia traduzione era la strada per cos'era? Prosegue no? Per ogni parte. Sì, per la strada, luce, esatto, sì. E nella nuova è la strada prosegue ininterrotta, una cosa del genere. Questa canzone di viaggio verrà ripresa da Frodo quando si trova nei boschi della contea. Frodo la recita, non la canta, e già qua vediamo una differenza. E cambia una parola. Cioè il piede che si fa, cos'era? Nel caso di Bilbo era con piede solerte, mentre nel caso di Frodo diventa piede sofferto. Cioè c'è questo piccolo particolare che caratterizza la storia in maniera diversa, quindi non è cantata ma recitata, e il piede da solerte si fa sofferto, tanto che un altro degli hobbit, tipo Pippin, gli dice... sembra una storia del vecchio Bilbo, anche se mi sembra meno rassicurante. Glielo fa notare, perché effettivamente la situazione di Frodo è meno rassicurante di quella di Bilbo, che ha appena lasciato la sua casa. Quindi noi abbiamo una situazione che è questa: Bilbo lascia casa Baggins per andare a Valforra dagli elfi insieme ai nani e ripercorre la strada che ha già fatto 60 anni prima quando ha partecipato all'avventura dell'Hobbit. Frodo si trova a sua volta a ripercorrere la strada che Bilbo ha fatto quella volta, e quella che ha fatto poco prima, e Frodo che ha sempre voluto vivere all'interno di una storia di Bilbo, e Frodo ripercorrendo i passi di Bilbo recita la stessa poesia, solo che non la canta ma la recita, cambiandola un po', perché è sempre questo gioco di incastri tra il passato mitico e il presente, che è sempre un po' diverso, perché la vicenda cambia a seconda delle circostanze, delle situazioni. È personale, no? È personale a seconda di cosa sei chiamato a fare. Per quello che poi Sam dirà che ognuno è chiamato a vivere, a portare avanti la storia, e a un certo punto, arrivata alla fine di questa storia, deve avere l'intuizione di farsi da parte e lasciare che qualcun altro la porti avanti, perché per ognuno arriva un momento in cui bisogna finirla lì, e il senso del Signore degli Anelli è che l'uomo deve accettare la morte, perché il problema di tutto è che l'uomo non accetta la morte. I Nazgûl erano uomini che non accettavano la morte, sono diventati degli spettri dell'anello, e ci sono degli altri uomini, ma citiamoli, Théoden, Éomer, Boromir, che in fondo hanno l'idea che anche se muori devi fare la morte del guerriero, perché così ti assicuri l'immortalità. Perché gli elfi devono avere l'immortalità? Almeno io voglio essere ricordato per quello che ho fatto. Invece una delle grandi lezioni del Signore degli Anelli è che l'uomo è chiamato a morire, come dice Gandalf.
a decidere come impiegare il tempo che ci viene concesso. E questo Bilbo lo capisce alla fine del suo viaggio, accetta che è diventato vecchio e che deve lasciare questa terra. Certo, prenderà la nave, andrà dall'altra parte del mare, non si sa bene che fine faccia, sì. Probabilmente verrà curato, chissà, morirà anche lui, ma recita un'altra volta la poesia di viaggio, quella che già aveva fatto lui, e la fa diversa ancora, cambia le parole e dice che questa volta però la strada prosegue per gli altri, mentre per lui è finita perché lo porta nella taverna, dove troverà ristoro, consolazione, perché ormai è arrivata la fine della sua vita, e quindi preconizza già la morte, questa poesia, ma allo stesso tempo ti fa presente un locale, come quello della taverna, che è perfetto per un hobbit, perché un hobbit ci sta bene, un hobbit beve, mangia, spettegola, può scrivere i libri come lui, e quindi finisce con una taverna che ospita comunque un personaggio fondamentale che ha capito che è arrivato alla fine della sua vita. Sì, taverna poi legata appunto anche alla vita dello stesso Tolkien, perché si ritrova con i suoi Inklings, il gruppo letterario, ad Eagle and the Child, dove davano luogo proprio a sessioni di lettura alta, si pensava al mondo secondario, no? Che poi abbiamo avuto anche grazie a C.S. Lewis, che ha convinto Tolkien, un amico con cui beveva appunto in taverna, si ritrovava a questa Eagle and the Child. L'ha convinto a finire e a pubblicarlo. E non l'avremmo avuto senza appunto. Quindi riflette anche un'importanza della taverna stessa nella vita di Tolkien. Il pub è stato importante, come per tutti gli inglesi, un luogo fondamentale. In quel caso era diventato un vero e proprio cenacolo letterario, qui si trovavano, parlavano, bevevano birra, discutevano, parlavano dei problemi del mondo. Non è vero che vivevano come dei monaci medievali persi in discorsi astrusi, parlavano di tutto, parlavano di psicanalisi, di bombe, di guerra nucleare, si trovavano la mattina e spesso prima di andare a insegnare già bevevano una pinta o due, quindi era un luogo particolarmente fecondo. Purtroppo l'hanno chiuso, Eagle and the Child, adesso non so se lo riaprono, io ho avuto la fortuna di andare l'anno prima che lo chiudessero. Comunque appunto un luogo dove è stato poi steso il mondo di Tolkien, cioè dove ha potuto nascere e svilupparsi anche il mondo di Tolkien, cioè la taverna come luogo centrale della vita di un borghese come Tolkien, appunto, poi riflessa anche nei personaggi degli Hobbit. E io direi di aprire lo spazio alle domande, se volete, e potete fare qualsiasi domanda. Prego. Io faccio una domanda semplice e veloce. Hobbit perfetto. E perché? Bilbo. Non male Sam, però attenzione. No, Bilbo. Perché è il protagonista dell'Hobbit, siccome è il primo che ho sentito leggere, io sono affezionato a Bilbo. Anche perché è un giocherellone, è uno che... Cioè, mentre Frodo è molto più consapevole, è posato, invece Bilbo è anche imprevedibile. È bello, poi, sì, è il mio preferito da sempre. Qualcun altro? No, Tenno. Cosa? Hobbit 3. Ah, mio hobbit preferito? No, a me piace. Mi piace Pipino, perché comunque è un personaggio The Took, quindi legato anche a quel mondo secondario più di altri hobbit, cioè quindi c'è in lui in quell'azione un mondo che è vivo, no, nella sua stirpe, quindi mi piace molto perché. Che poi nessuno lo dice mai, ma Merry e Pippin sono due nobili. Esatto. Mentre Sam è un incolto giardiniere, Merry e Pippin sono di famiglie importanti, perché Brandai, no? I Took sono i personaggi più importanti della zona. Tra l'altro discendono da Took Rugitoro, che era l'unico hobbit più alto di 1,5 m, che probabilmente cavalcava un cavallo di piccola statura, si dice, no? Quindi quello che ha inventato il gioco del golf. Esatto. Staccando la testa dell'orco Golfimbul, andando a colpire la tana di un coniglio con la sua testa, e così la battaglia fu vinta e fu inventato contemporaneamente il gioco del golf. sì, però è anche un po' scanzonato, no, in questo caso, perché riflette anche come Tolkien nella Contea utilizzi anche espedienti filologici un po' simpatici, no? Per esempio dei cumani in inglese sono farting, ricordando il suono del peto. No, è la quarta parte. Ah, la quarta parte, è la quarta parte. Farting. Però un po' gioca su... È il quartino della moneta pre-sistema decimale. È per questo che nella nuova edizione, nella nuova traduzione l'hanno chiamato quartiero e non decumano, perché decumano
Sì, dividi il coso in quattro, però qua si perdeva il concetto di quartina o di quarta parte che poteva starci, quindi sono elementi del mondo reale che come sempre finiscono all'interno del mondo secondario ed è pieno, cioè la città del lago, pieno di riferimenti, il sentiero dei morti, i poggi tumuli, sono tutte cose che hanno a che fare anche con il passato archeologico, con tutte le leggende che circolano intorno ai luoghi di cui non si conosce l'origine e che poi hanno tutta una loro struttura, come sono stati creati, da dove Tolkien ha attinto, ma tutti i poggi tumuli poi hanno riferimenti nelle Cotswolds, sì. Cioè il territorio che conosceva Tolkien, perché suo fratello tra l'altro abitava là, quindi ci sono elementi continui che vanno a sovrapporsi, a livello linguistico e anche geografico. Qualche altra domanda? Io mi sono sempre chiesto una cosa. Beh, sugli Istari, sui cinque stregoni, perché non è che ho letto tantissimo, però c'è questa percezione, e penso sia vera, che insomma Saruman disprezzi Aragast, okay, anche un po' Gandalf per il fatto della pipa, ecco, ma con gli stregoni blu, ad esempio, mi dà questa impressione che sia solo Gandalf che si caga Saruman, che tutti gli altri si fanno i cavoli loro, insomma, non hanno rapporti con questo Saruman. Allora, su Radagast e Saruman che lo disprezza, sì, nel Signore degli Anelli dice Radagast lo sciocco, cioè lo disprezza chiaramente, e lo considera un poveraccio. Infatti la scena della trilogia dell'Hobbit di Peter Jackson in cui dice Radagast non mi devi nominare, fuori di testa quello, cos'è che dice, riprende quella cosa là, è vera. Ma in realtà poi Saruman non è che disprezzi Gandalf, lo invidia, perché nei racconti incompiuti c'è la storia degli Istari e si dice che fin da subito Saruman invidiava Gandalf e la sua saggezza, il fatto che era stato mandato da Mangue, il capo dei Valar, mentre lui era stato mandato da Aule, e però poi sottovaluta o comunque deride la sua apertura nei confronti dei piccoli o comunque delle creature che non possono difendersi come gli Hobbit. Saruman non è attento ai piccoli, e questo viene detto anche all'interno, sì, del testo. Lui pensa solo in grande, pensa solo a manipolare gli altri, a manipolare quelli giusti. È un politico. È un politico a tutti gli effetti. E fallisce, perché nelle lettere e nei racconti incompiuti viene detto che si lascia traviare dall'idea del potere e di poter rivaleggiare con un altro, che è Sauron, che però era più forte di lui, quindi si lascia proprio giocare anche da questo punto di vista. E l'unico che effettivamente ce la fa tra gli Istari è Gandalf, viene detto, e c'è una differenza di approccio negli Istari che è fondamentale. Beh, che fa vedere come i vari Istari hanno reagiscono, rispondono in maniera diversa alla missione che hanno ricevuto, che è la seguente: ispirare i popoli liberi nella loro lotta contro Sauron. Effettivamente Gandalf fa questo, va in giro con l'anello del fuoco, porta la speranza in giro per la Terra di Mezzo, non si ferma mai, è il grigio pellegrino, non ha una fissa dimora Gandalf, è l'unico, non è un caso. Saruman si radica a Isengard, nel pinacolo di Orta, che sta là, e anche Radagast si radica, fa la casa a Rosgobel ai limitari di Bosco Atro, e anche là si ferma. E l'atteggiamento di questi tre personaggi è radicalmente diverso, perché da una parte abbiamo Radagast che fallisce la sua missione, questo lo dice Tolkien nelle lettere, ma anche il testo lo dice, perché quando gli emissari di Elrond vanno a cercarlo per coinvolgerlo nella guerra dell'anello, non lo trovano, è sparito, che fine ha fatto? Buh, non ci viene detto, però è sparito. Quindi no, non fa quello per cui è stato mandato, si è lasciato traviare, dice Tolkien, dal suo amore per la flora e la fauna della Terra di Mezzo, è un ecologista puro, è più importante conferire importanza agli animali e alle piante piuttosto che aiutare i popoli e incitarli nella guerra contro Sauron. Invece Saruman è ancora più subdolo, perché Saruman è un antropocentrista totale. Lui, cosa dice Barbalbero? Non ragiona mai sugli altri, ma pensa alle cose, ha un cervello che è fatto di ingranaggi, in pratica è una macchina,
e considera le cose e gli altri solo nella misura in cui gli servono. Questa è la logica antropocentrista, tu prendi le cose solo nella misura in cui ti portano un guadagno. E questa cosa torna perfettamente all'interno di quello che lui dice a Gandalf. Non possiamo più fidarci, caro amico, dei nostri alleati che sono deboli, menefreghisti, gli elfi, gli uomini, ormai loro hanno i Numenoreani, sono deboli, è finita l'era degli elfi, comincia l'era degli uomini, ora caso, antropocentrista puro, noi dobbiamo guidarla. Cioè lui sa già che comincia la nuova era, la quarta era sarà quella degli uomini, e lui vuole essere il capo di questa era. E dopo invece c'è Gandalf, e invece Gandalf subordina tutta la sua missione effettivamente all'input che ha ricevuto dai Valar che l'hanno spedito nella Terra di Mezzo. Certo. E quindi dà importanza a quello che serve per combattere contro Sauron. Quindi questo fa sì che quando Gandalf e la Compagnia dell'Anello vengono attaccati dai lupi, i mannari, non si sa bene cosa siano, lupi demoniaci, warg, davanti alle porte di Moria, lui non si faccia problemi a incendiare degli alberi per far scappare i lupi. Radagast non è detto che avrebbe fatto così, probabilmente avrebbe fatto di tutto per salvare l'albero. Invece Gandalf non si fa problemi perché dice che è più importante salvare la Compagnia dell'Anello, perché deve salvare la Terra di Mezzo, perché la libertà dei popoli liberi dipende dalla sopravvivenza della Compagnia dell'Anello. I due stregoni blu, non si sa niente di loro, se ne parla nei racconti incompiuti e poi nella history, dove cambiano nome, perché all'inizio si chiamavano Alastar e Pallando e dopo hanno cambiato ancora nome, non me lo ricordo, probabilmente potrebbero essere anche altri due nomi aggiuntivi. Che fine hanno fatto? Si dice che hanno fallito anche loro nell'est, poi si dice che sono serviti anche loro per ispirare i popoli dell'est nella guerra contro Sauron, forse sì, non si sa. Comunque, quello che sappiamo è che alla fine è solo Gandalf che è successo in questo. Se invece i due stregoni blu hanno effettivamente fatto quello per cui erano stati mandati nella Terra di Mezzo, anche loro hanno avuto successo, però è una cosa vaga perché abbiamo delle versioni discordanti. Altre domande? Cosa molto veloce, credo. E volevo capire un attimo l'ispirazione Tolkien per Bondo. Può essere collegata diciamo all'impero romano o comunque a Bizanzio, perché a volte a volte l'impressione leggendo che Numenor sia quasi un po' come l'impero romano e il suo massimo splendore, e Gondor è un po' come l'impero d'Oriente, quindi l'erede dell'impero romano che comunque viene attaccato da est, da... Non so quanto sia effettivamente voluta. Guarda, però... ci sta, però come sempre le fonti non sono mai univoche. Cioè, Numenor è un'isola che sembra Atlantide, che è messa nel mare, quindi sembra un'isola del Mediterraneo, abitata prevalentemente da vichinghi biondi, e che si vestono come egizi, hanno il culto delle tombe come gli egizi, ma hanno un culto monoteista di stile ebraico, lo dice Tolkien. Quindi già tutte ste robe si sovrappongono. Poi aggiungiamo che cominciano a colonizzare la Terra di Mezzo come gli inglesi che hanno colonizzato il mondo e hanno cominciato a schiavizzare le popolazioni della Terra di Mezzo per rubare il legname, come poi hanno fatto tutti i popoli europei col colonialismo. E Gondor potrebbe essere benissimo un regno medievale stile Francia Carolingia. Guarda caso, Aragorn quando diventa re, le mani del re sono mani di guaritore, come dice la vecchia, e lui effettivamente guarisce con le sue mani come i re merovingi, potrebbe essere quello. Ma poi dentro c'è l'impero bizantino, dice che Gondor è vinastilite alla latitudine di Ravenna, ci sono tutte queste cose e stanno tutte insieme. È impossibile trovare un'unica fonte per andare a rintracciare con l'origine di tutte queste cose, ma questo vale per i personaggi come per i luoghi, perché c'è una sovrapposizione di temi, e come si diceva prima, tutte queste cose poi vengono declinate in senso moderno. E quindi sì, c'è il pericolo dell'est che attacca,
e potrebbe anche starci, potrebbe essere anche il barlume contro, l'hanno letta in vari modi, contro il baluardo contro l'invasione sovietica o l'invasione degli unni, ma di tutti i tipi. Poi ognuno ci vede un po' quello che vuole, però a patto che non si dica che è l'unica spiegazione, perché se ci sono tante fonti, una rielaborazione originale, poi ognuno ci vede un po' quello che vuole, sempre stando attento appunto a tutte queste fonti. Prego. Volevo chiedervi, secondo voi qual è il ruolo che il senso della collettività ricopre negli scritti di Tolkien? Cioè, io vedo che c'è una sorta di filo rosso che ricollega i vari personaggi che hanno l'arco narrativo più ascendente, come ne so, Sam, Faramir, Gandalf, sono tutti soggetti che negano il proprio ego, riescono, in qualche modo si sacrificano, arrivano anche quasi al martirio come Gandalf, pur di salvaguardare quello che è il bene collettivo. Assolutamente. E poi ci sono invece altri protagonisti come Boromir, come Thorin, come Turin, Eomer, Theoden, con l'Offermore, che invece cadono, rimangono preda del proprio ego, delle proprie pulsioni, e non riescono a vedere quello che è il bene collettivo perché sono accecati da quello che è invece la propria volontà di prevalere in qualche modo. E quindi ecco, qual è appunto il ruolo della collettività, che importanza ricopre nell'arco narrativo del Signore degli Anelli e del Silmarillion e gli altri scritti? È importante, perché effettivamente il Signore degli Anelli è un racconto di personaggi singoli che sono insieme, creano una comunità, però ecco, la Compagnia dell'Anello io non la vedo nel senso della fondazione di una comunità, sono dei personaggi che si trovano a camminare e combattere insieme per uno scopo, però chiamati a ragionare in un senso collettivo. Cioè in Tolkien non c'è mai il trionfo dell'orgoglio personale, perché tutti i personaggi che ragionano in questo modo falliscono, cioè c'è poco da fare. Anche nel Silmarillion, Fingolfin che affronta Morgoth, lo fa per cosa? Fondamentalmente potrebbe essere un atto di orgoglio. Combatte il Signore del Male sapendo che non ha chance di farcela, lo ferisce ma muore, bella morte, ma cosa hai portato? Niente. Anzi, non hai spezzato la sede, non ha dato i figli all'aggiornamento. No, questo è Fingolfin. Ah, Fingolfin, scusa, Feanor, no, sì. Ma anche Fingolfin, che è visto come l'eroe, boh, io ho dei dubbi, perché se prendiamo per vera la cosa che Tolkien dice, che Morgoth non poteva essere sconfitto dalle creature, è un atto di orgoglio. Certo. Non pensa al bene collettivo. Thorin non pensa affatto al bene collettivo quando vuole tutto lui, vuole il tesoro, vuole l'Archengemma, non vuole condividere il tesoro, dice di no a tutti, rischia di far scoppiare una guerra tra di loro. Poi ci sono personaggi come ricordato Boromir pensa di essere il grande capo del mondo, cioè l'anello gli fa pensare di essere l'eroe che ha il grande stendardo e tutti i popoli si riuniscono insieme intorno a lui, ma non perché lui vuole fare il bene dei popoli, ma perché lui è veramente il simbolo di questa lotta, è il sovrano magnanimo che dà consigli, guida la gente in guerra e la guida probabilmente alla bella morte contro il nemico. Theoden sul campo di battaglia, quando attacca, dimentica la dimensione collettiva, si spinge troppo avanti, resta da solo e viene sconfitto dal capo dei Nazgûl e della sua creatura. Eomer, che diventa re sul campo di battaglia, ha un momento di sbrocco totale quando crede che la sorella sia morta e parte e comanda un attacco insensato contro gli olifanti che non porta assolutamente a niente, e quando arrivano le navi nere tira fuori la spada e ride in faccia al nemico come facevano i vichinghi, ma non pensa assolutamente in chiave collettiva. Invece il Signore degli Anelli, come l'Hobbit, è un invito invece a ragionare sulle conseguenze delle proprie azioni. Cioè gli eroi del Signore degli Anelli non sono quelli solo che si fanno carico dell'anello, perché là sarebbe facile, un'avventura in solitaria, ma sono quelli che si prendono la responsabilità degli altri. E infatti tutti questi atti che vengono fatti decisi in ottemperanza a questo ragionamento, fanno sì che ci siano dei personaggi che dicono di no a determinati ordini ingiusti, esercitano il loro libero arbitrio per salvare gli altri, perché
questi atti di disobbedienza che ci sono all'interno del Signore degli Anelli, Ama che permette a Gandalf di portare il bastone, Eowyn che decide di andare a combattere insieme a Merry nonostante gli abbiano detto voi state a casa, Beregond la sentinella che rivolge le armi contro i suoi stessi connazionali, contro le guardie del suo re, a cui, cioè il suo sì, castaldo, sovrano, a cui dovrebbe obbedire, Eomer che decide di far passare Aragorn, Legolas, Gimli invece che arrestarli quando dovrebbe farlo, Faramir che permette a Frodo e Sam di andare avanti nonostante dovrebbe avrebbe l'ordine di bloccarli e requisire l'anello. Sono tutte decisioni che vengono fatte perché questi personaggi ragionano in un'ottica collettiva, dicono no a determinati ordini perché sono ordini sbagliati, perché non prevedono la difesa degli altri. Alla fine Eomer, di fronte al problema morale, cosa fare? Devo rispondere alla legge, all'ordine che mi è stato dato di arrestare questi qua, oppure li lascio andare. Come faccio a saperlo? Come fa un uomo a sapere che cosa fare? E Aragorn gli risponde: guarda che il bene e il male sono caratteristiche invariabili, non cambiano a seconda che tu sia elfo, uomo o nano. C'è un bene che vale per tutti. Qual è questo bene? Non si sa. Però guarda, io se mi attacchi mi difendo, perché io devo andare a salvare i due innocenti che sono stati presi dagli orchi. E davanti a questa cosa, problema etico di fronte alla legge, Eomer cede e gli dice hai ragione. Perché evidentemente in quel momento pensa che sia più corretto andare a salvare i due innocenti che eseguire degli ordini per pura formalità. Quindi c'è sempre questo ragionamento collettivo, tanto che alla fine del romanzo la rivolta degli Hobbit è una rivolta collettiva contro il male, la fanno tutti gli Hobbit, servono quattro Hobbit per sollevare tutti gli altri. C'è un dibattito, cosa fare di fronte al problema del non uccidere? Alla fine decidiamo cosa fare, attacchiamo i nostri invasori, li colpiamo, uccidiamo loro se uccidono noi, stabiliscono una serie di parametri e poi si ribellano e ce la fanno. Quindi anche in questo caso la ribellione personale diventa una ribellione collettiva, perché bisogna sempre ragionare in una chiave collettiva. Voglio ricordare un po' il modello dei Rurim, che è Beorhtnot figlio di Beorhtelm, che è il ritorno di Beorhtnot figlio di Beorhtelm, è una riscrittura di Tolkien sul poema della battaglia di Maldon. E anche in quel caso viene stigmatizzato un sovrano cristiano che preferisce il fair play e la bella morte personale alla collettività, al bene degli altri, perché questo si immola per fare un bel combattimento, avrebbe la possibilità di ricacciare i vichinghi a mare, non lo fa perché vuole fare un bel combattimento come i bei vecchi tempi sul campo di battaglia, muore, tutti i suoi uomini si lasciano morire per difendere il suo cadavere e poi l'esercito viene distrutto e i vichinghi possono depredare e stuprare la popolazione e fare quello che vogliono. Pessima scelta, pessimo sovrano per Tolkien questo, perché ovviamente non hanno ragionato in un'ottica collettiva, c'è una responsabilità delle persone di fronte agli altri e chi mette il proprio ego davanti a tutti cade al fascino dell'anello, che fa proprio questo, non ti fa vedere gli altri e ti spinge solo a pensare alle tue menate quello che... soprattutto lo rende permeabile alla forza corruttiva del potere. Sì, certo. E poi anche quello c'è il discorso che secondo me è un po' trasversale a tutto il Signore degli Anelli, è il rapporto tra il simbolo e il potere, cioè la capacità di resistere alla cupidigia e al desiderio di potere, certo. Che è appunto che poi è mediato attraverso l'esperienza narrativo dell'anello, ed è una cosa che alla fine fa cadere alcuni personaggi, ma anche altri personaggi riescono a resistere. Sam ha la possibilità di aggrappare il potere, non lo fa. Faramir ha la possibilità, ma non lo fa. Aragorn è lo stesso, sono tutti esempi di eroi riluttanti alla fine, cioè di persone che potrebbero cadere nelle grinfie del potere, ma non lo fa. Gandalf rifiuta di prendere l'anello, esatto. Perché riconosce che sarebbe peggio di Sauron. Galadriel rifiuta di prendere l'anello perché direbbe farei l'alter ego di Sauron al femminile, loro sanno dire di no. La capacità di resistere, di avere la possibilità ma di rifiutare quella possibilità, e sì, secondo me è una cosa molto interessante perché rende conto della capacità di resistere alla forza collettiva del potere. Sì,
Beh, questa cosa del possesso poi in realtà torna ovunque, perché nell'Hobbit c'è la cupidigia nei confronti del tesoro e dell'archengemma. Nel Silmarillion c'è la cupidigia nei confronti dei Silmaril, che sono oggetti sacri puri, ma alla fine scatenano una maledizione. E l'anello, che è malvagio intrinsecamente, però scatena la stessa cosa nel Signore degli Anelli. Quindi c'è sempre la condanna della brama del possesso connessa al potere. E, ecco, però io voglio ricordare che alla fine tutti ci ricordiamo di Sam che prende in braccio Frodo e ce lo porta a Mordor perché l'altro non riesce più a camminare. Però questo concetto del prendersi cura degli altri fa sì che Sam rifiuti la tentazione dell'anello, che gli fa pensare di diventare il giardiniere della stessa Mordor trasformato in un giardino. E lui capisce l'inganno perché dice: io non voglio un giardino con la coercizione, un grande giardino governato da me, ma mi basta il mio giardino libero di piccolo giardiniere. E perché il concetto è quello di prendersi cura delle cose, come dice Eowyn, che a un certo punto, dopo aver inseguito per tutta la vita l'idea di morire sul campo di battaglia e di fare la vergine guerriera, a un certo punto dice: basta, dismetto queste vesti e diventerò guaritrice perché voglio prendermi cura di tutto ciò che cresce. E questo è un po' il concetto. E Barbalbero, quando parte all'attacco di Isengard con i suoi Ent, dice: andiamo l'ultima marcia degli Ent, forse meriteremo una canzone, però, e forse moriremo, sarà il nostro ultimo atto, l'ultima marcia degli Ent, però prima di morire almeno avremmo portato aiuto agli altri popoli. Cioè il pensiero prima di morire è quello di aiutare gli altri popoli. C'è sempre questa logica della responsabilità degli altri, della condivisione del problema. Aggiungo una cosa veloce, appunto, che Anello, come dici tu, tenta l'ego, titilla l'ego di ognuno, e qui rientra un po' la questione della distruzione dell'ego, che è un tema letterario, appunto, in altre storie epiche, c'è cioè anche nel Bhagavad Gita, per dire, cioè, un poema induista, e in cui appunto, però in Tolkien la distruzione dell'ego è orientata in senso collettivo, cioè non per vincere, ma per vincere per qualcosa, cioè per lasciare qualcosa alla collettività, e quindi diventare riluttanza in senso di tutelare gli altri, non di vincere come guerriero. Sono temi collegati, cioè non di ergersi sugli altri, ma di vincere per gli altri. Esatto. Aragorn, perché Aragorn si strugge? Perché prende il posto di Gandalf come guida della compagnia e si arrovella sulla strada da prendere, andiamo di qua, andiamo di là, ed è talmente preoccupato di proteggere Frodo e gli Hobbit che non si rende conto che il male non viene da fuori ma viene da dentro la compagnia, e non si accorge di Boromir, e poi questa la prende come un fallimento personale, ma il suo grande problema è sempre quello di proteggere gli altri, quindi è riluttante perché protegge gli altri. Ma infatti Aragorn non cade, fallisce, che è una cosa diversa. Però accetta il fallimento, esatto. Quindi può ritornare più forte di prima. Glielo dice Gandalf, devi accettare il fallimento, allora lui lo accetta, perché l'orgoglio invece potrebbe fregarlo.